Ciao a tutte, allora sono qui per parlarvi della linea Aven di cui uso alcuni prodotti, in particolare i correttori. Ho provato già a fare questo video almeno 5 volte, spero che questa sia la volta giusta. Allora, i correttori, in particolare il correttore verde, è quello che io utilizzo di più per tutto un discorso di arrossamenti localizzati che io qua, Cooperose in questa zona, e come vi ho già fatto vedere questi angiomi stellari che ho qua, in particolare in questa zona qua. Non mi sono ancora decisa ad informarmi per il laser, però se qualcuno di voi l'avesse fatto, conoscesse qualcuno che ha usato la tecnica laser su degli angiomi, io sarei molto interessata ad avere ogni genere di informazione. Allora, iniziamo dai correttori che io utilizzo. Dunque, prima dei correttori, veramente vorrei parlarvi di questa crema qua, che si chiama Di Rosseal. Non so, non si legge, per cui è inutile che vi faccia vedere tanto da vicino la crema. Si tratta di una crema verde, è una crema trattante per gli arrossamenti localizzati e per la cuperosa, però non per cuperose molto intense. Infatti è una crema molto leggera, estremamente delicata, di colore verdino, che si mette sulla parte dove ci sono gli arrossamenti localizzati e si assorbe immediatamente e non rimane nessun genere di colore. Infatti non capisco perché l'abbiano fatta verde, forse perché il verde è il colore tipico che va a coprire il rosso. Io uso questa crema da circa una quarantina di giorni e la utilizzo la sera, prevalentemente la sera, perché contiene un componente che è il retinaldeide, credo di averlo pronunciato giusto, che è fotosensibile, per cui con l'esposizione solare tende a diminuire la sua azione, per cui io lo utilizzo la sera, pelle pulita, lo metto in questa zona qua e anche un pochino sul mento, che è anche nella zona che ho alcuni arrossamenti localizzati. Vi dicevo, la uso da circa 40 giorni. Risultati. Allora, beh, la cuperosa ce l'ho e me la tengo. Gli altri problemi di pelle un po' sono genetici, un po' perché ho trascurato la pelle nel corso degli anni e quindi adesso ne pago pegno. Però devo dire che io avevo soprattutto la zona scusate, la zona del naso è qua particolarmente arrossati sempre in qualunque periodo dell'anno. L'arrossamento è diminuito, quindi quando mi sveglio al mattino comunque non ho più quell'arrossamento così forte, e soprattutto quando vado ad applicare il correttore, mentre prima me ce volevano quintalate, ora come ora ne basta pochissimo e immediatamente va a coprire, quindi comunque funziona. Non va a risolvere completamente il problema, anche perché, ripeto, è comunque una crema leggera. Non mi risulta abbia nessun genere di protezione, però tanto applicandola la sera non mi serve assolutamente la protezione. Dopodiché, una volta che la sera appunto applico questa crema della linea Aven, parliamo sempre di comunque pelli sensibili, vi faccio vedere i due correttori che io utilizzo normalmente. Questo è quello a penna. Vedete, questo è l'applicatore. Non so se riuscirete a vederlo perché non ha lo zoom. È un applicatore fatto a penna con questo pennello qua, assolutamente inutile. Questo però è il colore che dà. Nel senso che io non mi trovo assolutamente bene con questo applicatore, per cui semplicemente sono di quelli che si girano, vado a prendere un po' di prodotto con questo pennello. Questo è un pennello a setole rigide che ho acquistato in un self, quindi è un pennello da pittura, però mi trovo veramente molto bene. Dopodiché lo vado ad applicare sulla zona interessata. Questo non è molto 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 pigmentato, quindi va a coprire appunto arrossamenti leggeri, però se ci sono già dei punti un pochino più vivi, tipo appunto gli angiomi, questo non riesce a coprirmeli completamente, mentre per quanto riguarda l'arrossamento devo dire che va alla grande. Sullo stick io non ho più purtroppo la confezione. Per farvela vedere col foglietto illustrativo che c'era all'interno, sullo stick non è segnato niente, se non che è un pennello correttore, ipoallergenico, non comedogeno, attenua, appunto, dice che attenua gli arrossamenti moderati, sto traducendo dal francese, ed è per le pelli sensibili. Controllando su internet prima di fare questo video, però ha una protezione.
leggera, credo non più del 12%. E questo quindi io lo uso quotidianamente, appunto, prima di truccarmi. L'altro invece, l'altro correttore è questo qua, il Duo Stick. Esiste anche solo nella versione verde o solo nella versione beige. Io l'ho comprato Duo per avere entrambi i prodotti. Questo è invece decisamente più pigmentato, quindi è anche ovviamente più difficile da mettere. Si può, visto che è fatto rossetto, metterlo o direttamente sulla parte che uno vuole andare a coprire, o io continuo a utilizzare il pennello, perché purtroppo mettendo magari più verde o più marrone finisce che poi in questa parte qua i due colori si mescolano e quindi oppure diminuisce uno rispetto a un altro e quindi si finisce di avere meno prodotto di uno rispetto all'altro. Questo appunto è molto più pigmentato, infatti anche già metterlo sul pennello diventa più difficile, e però va a coprirmi appunto queste parti che sono appunto gli angiomi. Questo lo va a coprire veramente bene. Dopodiché uno va a prendere l'altra parte e va a coprire dove ha coperto col verde con il marrone. Sono abbastanza facili tutto sommato da applicare. Questo è un pochino più pastoso, tipico di questi correttori comunque della Couvrance, che sono tutti abbastanza pastosi, quindi non tanto facili da applicare. E anche questo, anche qui non c'è segnato assolutamente niente se non stick correttore e boh, c'è scritto nient'altro. Però anche questo, come l'altro, ha una leggera protezione solare, anche se sullo stick non è segnato. Invece l'ultimo correttore che io utilizzo della linea Avène è invece proprio questo, il Couvrance. Questo spero riusciate a leggere non avendo lo zoom. Comunque questo sì, è segnato che ha una protezione 30, una protezione solare 30. Questo è fatto così con il suo specchietto, è fatto come il fondotinta della stessa linea. Ha qua all'interno, qui c'è la zona della spugnetta, anche se in questo momento la spugnetta l'ho tolta perché l'ho lavata, e questo io lo applico con lo stesso sistema. Una volta che ho applicato questo, vado sulla parte dove ho messo il verde ad applicare il marrone. Come vedete, questo colore è decisamente molto scuro, un po' troppo scuro per la mia pelle. È stato un errore mio comprarlo. Questo infatti è lo 03, il sabbia, mentre io probabilmente avrei bisogno di uno 01 o al massimo uno 02. Ho sbagliato a comprarlo, ora me lo tengo e quando l'avrò finito provvederò ad acquistarne uno del colore giusto. Però se doso bene il prodotto comunque riesco a coprire bene e va anche a coprire. Io non ho moltissime occhiaie, però qua un po' di bluastro c'è e quindi con questo riesco ad andarlo a coprire. Dopodiché passo il fondotinta e mi va a a rendere omogeneo tutto il viso, quindi mi va a coprire anche i punti in cui magari non sono ricordata dopo il verde o non l'ho visto di passare, visto che sono sempre di corsa, di passare con l'altro correttore. Sono tutti prodotti estremamente validi. Io con questi quattro prodotti mi trovo davvero davvero bene. Infatti continuerò a prenderli perché sono sicuramente i correttori con i quali mi sono trovata meglio in assoluto. Io di altri correttori ho acquistato anche la palette della Fraulein, dove ci sono diverse tonalità, dalla più chiara alla più scura. Non mi trovo proprio benissimo. Diciamo che quelli più chiari li posso utilizzare in inverno quando sono completamente pallida, non che adesso sia abbronzata, però d'inverno sono veramente cadaverica. E diciamo che con quelli li utilizzo, diciamo, in quel periodo. Però sono stati soldi un po' così, buttati in maniera avventata, mentre con questi prodotti, oltre a essere dermatologicamente testati e avere quindi tutta una serie di garanzie legate al nome e appunto ai test che vengono fatti, vado decisamente più tranquilla e penso che d'ora in avanti acquisterò solo questi. L'ultimo prodotto che voglio farvi vedere non c'entra niente con i correttori, però visto che fa parte della linea Thermal, della linea Avène, ho pensato di farvelo vedere. È semplicemente un solare, poi adesso comincia finalmente ad essere il periodo dei solari, ed è quello che la mia dermatologa ha consigliato ai bambini. Questo ha soltanto una protezione 40. Ai bambini di solito quando andiamo al mare usano una protezione più alta, però questo qui siamo a fine tubetto e in questo periodo quando andiamo al parco così è più che sufficiente, e questo me l'ha consigliato la dermatologa per i bambini. Va bene, spero di esservi stata in qualche modo utile e spero di rivedervi presto con un prossimo video. Ciao!